Sempre 20 minuti. Salve. Prego. Buongiorno, mi presento. Sono un chimico. Sono il responsabile del laboratorio di Torino, di ARPA Piemonte, che ha sede nell'area metropolitana a Grugliasco. Cosa ci facciamo qua? Beh, il nostro laboratorio è stato coinvolto perché ha una unità specialistica di campionamento degli aeriformi. È una unità specialistica che non si occupa solo di Solgas. Lavoriamo alla determinazione delle diossine, dei microinquinanti, alle emissioni. Lavoriamo sull'indoor, negli ambienti confinati, industriali e non industriali. E il nostro territorio ci ha dato modo, no, di iniziare negli ultimi anni a sottoporre una serie di casi che non mancano su questa tematica. Per cui è iniziato un percorso di collaborazione con le altre agenzie e poi con ISPRA per cercare di migliorare la comprensione, prima di tutto, di questi fenomeni e anche, di conseguenza, le prestazioni e il significato di queste prestazioni. Devo dire che è andata molto bene la collaborazione con ISPRA, con l'ingegner Vecchio che è presente in sala, quindi ha funzionato questa collaborazione tra una struttura operativa con delle esperienze significative e una struttura che ha dei compiti e una visione più generale di coordinamento a livello nazionale. Quindi è stata una collaborazione proficua. Parlava prima il collega che mi ha preceduto, quello di costole. Sono un po' di moda le costole nei nostri gruppi, anche il nostro è una costola del gruppo 9. E rimanendo alle costole, è sicuramente la componente femminile del nostro gruppo è molto importante, ha dato molta energia al lavoro, lo vedrete anche nei ringraziamenti alle persone che hanno collaborato in maniera importante, sia a livello di laboratorio, sia di campionamento, sia di valutazione. E sempre tornando al discorso che faceva il collega Caldara della Sicilia prima, che ha perfettamente ragione, noi ci siamo sicuramente avvantaggiati del lavoro del gruppo 9 che ci ha preceduto. Non solo, il fatto che ci fosse il gruppo 9 ci ha consentito di trascurare completamente gli aspetti di natura dell'iter amministrativo, delle valutazioni che abbiamo lasciato volentieri, no, ai colleghi del gruppo 9, e abbiamo cercato invece di concentrarci su questi aspetti, direi abbastanza innovativi ma allo stesso tempo poco maturi, perché le conoscenze sulla gestione del monitoraggio delle riforme e delle valutazioni sono ancora in itinere, sono ancora in itinere. Nel gennaio del 2015, in un workshop precedente, erano stati già evidenziati, no, gli aspetti principali che caratterizzano queste misure sperimentali, quindi una definizione delle sostanze quali si prestano a una possibilità di monitoraggio affidabile, l'aspetto delle metodologie analitiche, l'opportunità di un'azione di sinergia con le misuratori di campo, la necessità di un approfondimento sulla tecnica delle camere di flusso, che sappiamo che in alcune circostanze, per la natura idrogeologica dei suoli, sono una possibilità, anzi sono forse l'unica possibilità per ottenere dei dati, e una politica di apertura alla formazione degli operatori. Qui abbiamo rappresentato i soggetti che hanno partecipato ai lavori, alle riunioni, hanno dato un contributo
al gruppo in maniera formale, sono stati invitati tutte le regioni da parte di ISPRA, ma qualcuno ha ritenuto di rinviare la propria partecipazione a tempi successivi. Qui vediamo le regioni all'interno delle quali sono state effettuate in questo arco temporale delle attività in campo o direttamente dalle ARPA locali o con un'azione di collaborazione attraverso delle convenzioni o degli accordi anche maturati all'interno dei gruppi di lavoro. Queste sono le agenzie che hanno ad oggi una attività di laboratorio consolidata e che hanno partecipato quindi in maniera operativa ai lavori del gruppo, e queste sono le agenzie che si sono dotate di uno strumento come linea guida e istruzione operativa, che poi compito nostro è cercare di portare a sistema nazionale. Quindi questo è un po' un esito di una ricognizione iniziale dello stato dell'arte che abbiamo fatto insieme a ISPRA. Un'altra cosa di moda sono i sottogruppi, o dopo le costole, ed è una condizione necessaria vista la complessità del tema. Qui avevamo evidenziato 4 sottogruppi, poi sono diventati 3. I sottogruppi operativi sono stati quelli del campionamento, perché sono professionisti che fanno queste cose con risorse strumentali e competenze che richiedono non il tempo pieno ma quasi di queste funzioni, l'attività analitica, e poi quello che ci sta a monte e quello che ci sta a valle. L'attività a monte è la definizione, no, della progettazione, il confronto col modello concettuale dell'analisi di rischio che genera poi la necessità eventuale di un intervento in campo, e quello che ci sta a valle, che è la valutazione del risultato e la chiusura un po' del cerchio di tutta l'esperienza. Quindi in maniera un po' originale noi avremo un sottogruppo 1-4, no? Per dare l'idea di questa azione a monte e a valle del lavoro, e il 2 per le attività di monitoraggio e il 3 per le attività analitiche. E quindi ci sono stati dei professionisti che hanno collaborato con questo tipo di impostazione, mantenendo un contatto costante, perché potete ben immaginare la necessità di questo. Sottogruppo della progettazione è partito dalle esperienze che già c'erano, e l'obiettivo è passare dal modello concettuale di sito, di cui si è parlato anche prima, alla proposta di indagini per la misura di aeriformi. Immediatamente, prima ancora di ottenere i risultati di questa attività di questi mesi, ci siamo resi conto, in un contesto dove le risorse non sono illimitate, che fosse necessario dare molta attenzione alla progettazione proprio per evitare una serie di attività inutili o ripetitive. E questo è un po' il leitmotiv del gruppo, cioè cercare di concentrare gli sforzi per eseguire delle misure che abbiano un significato, cosa che ritengo sia tutt'altro che banale. Anche perché rispetto alle altre matrici, quella della falda, delle acque di falda, delle acque sotterranee e rispetto al suolo, non c'è solo una minore storia di banca dati, di dati a disposizione, di capacità operative, ma c'è anche insita in sé, visto che stiamo parlando di aeriformi, una maggiore variabilità, volatilità, potremmo dire, no? per alcune sostanze. La progettazione ha riguardato uno studio sulla tipologia di misure da fare. Parliamo dei soil gas con le sonde Nesty Probe, parliamo delle camere di flusso, ma parliamo anche di misure indoor e outdoor, che in certi casi sono importanti per compendiare il dato di generazione del contaminante nel suolo. Numero e ubicazione punti di misura,
per i discorsi che facevo prima, assumono un'importanza determinante. Ancora di più, la durata e la frequenza dei prelievi, variabilità oraria, variabilità giornaliera. Vedremo qualche esito, no, che abbiamo avuto in questo, in questa esperienza. Gli inquinanti da ricercare. Quindi abbiamo un confronto con la documentazione esistente, stiamo cercando di definire, no, quali parametri di natura volatile ha senso cercare nel soil gas e quali no, in collaborazione anche con gli istituti centrali che sono entrati a far parte del gruppo di lavoro, mi riferisco a INAIL, all'Istituto Superiore di Sanità. E poi il gruppo progettazione sta esaminando gli esiti delle sperimentazioni in campo che sono state effettuate da parte del sottogruppo 2. Campionamento, appunto, sottogruppo 2. Devo dire con soddisfazione che i colleghi delle diverse agenzie sono riusciti a collaborare mettendo insieme le agende, perché dovendo andare in un luogo a volte lontano e compatibile con gli altri impegni istituzionali, è stata veramente importante la disponibilità a condividere tempi, risorse e intelligenze per eseguire queste attività che hanno dei costi non indifferenti. Per quanto riguarda le sperimentazioni sul soil gas, le variabili principali studiate sono state la durata del campionamento, la variabilità oraria, cioè come la risposta possa essere assolutamente differente nei diversi momenti della giornata, e poi la variabilità giornaliera. La variabilità giornaliera anche sullo stesso sito è stata studiata. Per quanto riguarda le camere di flusso, esiste la complicazione delle variabili di natura fluidodinamica, e questo è un elemento di difficoltà per un primo motivo, e qui si potrebbe fare una riflessione, che sostanzialmente le agenzie non dispongono ancora di propria strumentazione che possano quindi con tempo e maggiore energia dedicare all'ottimizzazione di questi aspetti. Quindi questa è stata una difficoltà e dobbiamo ringraziare i partner a livello del mondo accademico, delle imprese, che si sono prestati a collaborare a queste sperimentazioni. Sulle camere di flusso abbiamo dato spazio anche anche alla variabilità spaziale, no? Perché era una criticità che era stata presa in considerazione sull'ubicazione del punto in particolare della camera di flusso. E poi sono stati fatti dei test su diverse tipologie di camere, appunto per capirne comprendere le prestazioni. I siti oggetto di monitoraggio, adesso io ne ho indicati quattro, in realtà sono un numero superiore, ma questi quattro sono quelli dove si è concentrata un'azione coordinata di studio di quelle variabili. E sono due siti in Piemonte, un sito di deposito di combustibili e uno stabilimento industriale dismesso, dove noi, essendo vicini, avevamo anche maggiore possibilità di fare molti monitoraggi per poter studiare le variabili giornaliere, le variabili orarie, che altrimenti con costi di trasferta sarebbero stati più complessi da gestire. Invece in altre regioni è stato considerato un sito industriale, un polo chimico in Emilia-Romagna, e un altro sito industriale, polo chimico, in Abruzzo, che ha visto la partecipazione operativa ai campionamenti di 5 agenzie, quindi questo è un po' un vanto, credo, del nostro lavoro, anche come scambio di informazioni nei colleghi durante le fasi operative, che è sempre un arricchimento rispetto, lasciatemelo dire, allo scambio delle mail, no? Che ormai siamo costretti a lavorare in questo modo, ma trascorrere alcune giornate, anche faticose, anche in condizioni climatiche magari un po' avverse, e parlare non solo di calcio o della politica, ma anche di quello che stai facendo, è sicuramente un valore aggiunto che aiuta il coordinamento del lavoro tra colleghi. I primi esiti per il campionamento sottogruppo 2. Allora, l'impressione nostra è che le tecniche siano abbastanza consolidate per la gestione delle sonde di campionamento tipo Nesty Probe,
ad esempio alcuni principi tipo la gestione dello spurgo e la gestione pratica delle apparecchiature sono direi un patrimonio condiviso e abbastanza solido delle agenzie che hanno collaborato a questo gruppo. Si è valutata, come dicevo in premessa, l'opportunità di misure preliminari con strumentazione portatile, ad esempio per gli idrocarburi, il PID, no? È necessario però che siano macchine ben tarate, perché si possono avere delle sorprese, no? E queste macchine ben tarate, se funzionanti, danno utili indicazioni per orientare le metodologie di campionamento, perché ad esempio se vediamo delle concentrazioni piuttosto alte, possiamo decidere che la durata è inferiore, no? E quindi è sicuramente una opportunità che confermiamo. Abbiamo una variabilità dei dati, una parola grossa, accettabile nel senso che ce l'aspettiamo, questa variabilità dei dati che abbiamo ottenuto per i confronti giornalieri, limitatamente al discorso degli idrocarburi e degli organoclorurati, su cui si è concentrata la maggior parte, diciamo, dell'attenzione, del lavoro, e questa variabilità dei dati giornalieri la stiamo studiando e sarà oggetto del rapporto che ci apprestiamo a emettere da qui a qualche settimana come da impegno dei lavori del gruppo. Siamo più preoccupati per la durata del campionamento, nel senso che abbiamo visto che gli stili di lavoro delle agenzie su questo non sono coincidenti. Abbiamo visto che bisogna rispettare un equilibrio tra una durata che non sia troppo breve, perché sarebbe poco significativa, vista che gli andamenti delle concentrazioni non sono così costanti nel tempo, quindi avere una media su un certo tempo è importante. Nello stesso tempo, durate troppo lunghe potrebbero perturbare il sistema e quindi dare dei dati che in qualche modo sono influenzati dal fatto stesso che noi stiamo misurando. E quindi ricercare il punto di equilibrio tra queste due contrapposte ma entrambe valide esigenze non è banale. Per quanto riguarda gli esiti del monitoraggio sulle camere di flusso, è un discorso che dobbiamo approfondire, perché riteniamo che sia necessario avere ancora una campagna sperimentale, vedremo in quale forma riusciremo a organizzarla con le indicazioni che ci arriveranno da ISPRA e dai direttori, per avere dei dati di maggiore robustezza, soprattutto da confrontare con, in un sito o più siti, con le campagne tradizionali del Soil Gas. Sottogruppo 3, attività di laboratorio. Allora, le attività svolte nel laboratorio sono le seguenti: una ricognizione presso le agenzie sulle dotazioni strumentali, fatta sistematicamente, un confronto sulle metodiche analitiche strumentali, un supporto all'aggiornamento della banca dati di ISS e INAIL in collaborazione con gli istituti, che dia dei criteri per l'identificazione delle sostanze per le quali attivare il percorso di volatilizzazione. C'è dibattito sulla frazione idrocarburi, fino a dove spingerci, no? E su questo i pareri non erano unanimi, ma si sta lavorando anche col conforto delle misure sperimentali per arrivare a un parere condiviso. È stato fatto, grazie all'ARPA Veneto, uno studio di interconfronto su una matrice, si può dire, certificata, per valutare le prestazioni, no, dei diversi laboratori coinvolti, e poi i laboratori hanno fatto le analisi per il sottogruppo 2, per le campagne sperimentali di monitoraggio. Cosa possiamo dire? Possiamo dire, come esiti del sottogruppo 3, che le esperienze, intanto in questa fase sono state limitate a idrocarburi e organoclorurati. L'impressione è che qui ci siano meno criticità che sulla variabile campionamento, nel senso che chi sta facendo il lavoro lo sta facendo bene. Ci sono delle differenze a volte dovute alle risorse strumentali dedicate, ad esempio alcuni dispongono del desorbimento termico, altre agenzie no, ma comunque noi stiamo lavorando per avere un protocollo validato sia per il desorbimento termico sia per il desorbimento chimico. L'obiettivo è anche la preparazione di tabelle riassuntive dei valori soglia come strumento per l'organizzazione dei monitoraggi. A chiusura, il sottogruppo 4
sta preparando una bozza di linea guida con la collaborazione, anche, come ripeto, non solo di ISPRA ma anche di INAIL e ISS, che metta in rilievo ad esempio i criteri per l'analisi di rischio sito specifica attraverso la stima dei fattori di attenuazione e con dei criteri condivisi per la valutazione dei risultati. In particolare è proprio in questi giorni le diverse agenzie stanno testando la procedura operativa utilizzando i dati di campagne già eseguite a disposizione delle ARPA. È attualmente in corso un test su un numero significativo di casi reali. Per chiudere, le prospettive. Allora, le prospettive che ci siamo posti come gruppo sono quelle della definizione di requisiti minimi per la realizzazione di monitoraggi e analisi di laboratorio, anche per la valutazione della certificazione dei gestori, cioè condividere con un punto fermo quelle che sono delle condizioni necessarie per poter avere un dato di una certa validità su una situazione così complessa. Uniformare, se possibile, le linee guida delle diverse agenzie. Raccogliere i casi studio nell'ambito del sistema nazionale per la predisposizione di un database italiano su questo campo, che sarebbe utile a tutti. Validare nuovi modelli di trasporto, questo è un po' più sfidante come obiettivo, però si può costruire piano piano con l'aiuto anche del mondo accademico, secondo noi, e a partire dal suolo e falda per evitare il ricorso massiccio a misure di aeriformi quando non siano fondamentali. Quindi l'esclusione del percorso, ad esempio. Validare attraverso il database nazionale modelli di trasporto del gas interstiziale. Un'ultima cosa, abbiamo fatto in questi mesi alcune esperienze pilota di formazione verso quelle agenzie che erano in bianco nella cartina, che non hanno ancora avviato dei percorsi, ma sono ovviamente interessati. Queste esperienze pilota, una l'abbiamo fatta noi in Toscana, è andata molto bene. Proporremo a ISPRA di valutare l'opportunità di un corso nazionale, in modo che diventi patrimonio di tutti questa parte di requisiti minimi, no? Di cui stavamo parlando, e anche, perché no, un coinvolgimento nel lavoro in progress di approfondimento. I ringraziamenti sono qua soltanto ad alcune persone che hanno collaborato in maniera importante ai lavori. In realtà sono molti di più i colleghi che hanno messo birra in questa botte. Mi è rimasto nella penna l'ingegner Maurizio Di Tonno di ARPA Piemonte, che mi scuso con lui, ma è sicuramente stato prezioso come trade union, come cerniera tra il gruppo 9 e il gruppo 9 bis. Grazie a tutti. Grazie Marco.